Pensi Andre? È andata bene, proprio al pelo ce l'abbiamo fatta, tanto così. What do you think, Matt, about this straight rhythm? Yeah, it's something different, but it's really cool for the fans and stuff, you know. Just something for fun, but it's actually a bit important, so we're gonna really give it a go. Nice. Amici di Moto.it, ciao a tutti, siamo qui all'Abetone, si è appena svolto il prologo ieri, partiamo in sesta posizione con Matthew Green, in 29esima con Ramon Bregoli. Si qualificavano solo in 30, quindi l'obiettivo l'abbiamo assolutamente centrato. Adesso andiamo a chiedere un po' ai piloti quali sono le strategie di gara e cosa ne pensano. Siamo qui con Matt, adesso andiamo a chiedergli un po' quali saranno le strategie di gara e cosa si aspetta per la gara. So Matt, what's your strategy for this race and which are your expectations? No, I'm excited to get going. It's going to be a really hard race. We know that for sure. We've walked a lot of the track, so we know it's going to be tough. But yeah, should be good. Ready to go. Starting in a good position. So let's try and keep it together and get to the finish line. Okay. Good luck, my bro. Clever and faster. Thanks, bro. Adesso siamo qua con Ramon, ce l'abbiamo fatta al pelo a qualificarci, una 29esima posizione, fino all'ultimo siamo stati stressati. E quali sono le strategie per questa gara e le tue aspettative per oggi? Sì, le aspettative per oggi sono cercare di arrivare alla fine ovviamente, anche se non sarà facile, e di guidare bene, di divertirmi e di fare una buona gara. In bocca al lupo allora Ramon. La gara è veramente molto dura, sarà dura tanto quanto l'Herzberg, si suppone, finiranno in una decina, i passaggi estremi sono veramente tantissimi, quindi vedremo un po' come andrà. Ciao ragazzi! Siamo qui alla partenza, dopo pochi minuti dalla partenza in cima della funivia si andrà al minestrone, una sezione durissima, un piccolo Karsdiner, però è anche in salita, è veramente tecnico, sarà bellissimo vederli. E poi si passerà subito alla Ram Line, una salita molto in piedi e li vedrete full gas. Fermo! Il pilota di Rito, Matthew Green, va a affrontare la sua salita di direttore, primo passaggio. Billy Bolt cerca di scappare là in alto, è quello che ha aperto la strada, ha dato l'idea, ha scritto la traiettoria. Tutti i piloti lo stanno seguendo. Oh, my God.
2 minutes and a half Mari in front of you. Yeah, I know, it's just party. Huh? It's not impossible. How's that, bro? È finita con una fantastica top 5, la prima nel campionato mondiale e una vittoria nella classe junior. Siamo super felici. Billy ci ha lavato di champagne perché tutti amano Matt all'interno del paddock. So we are super stoked about the first top 5 in the junior world championship, junior in the overall championship. First place in junior class. Billy has showered us. And what's your feeling? I'm really happy, Özbek was good, but I think this is a bit better. I'm pretty stoked with my ride today. We had a tough day, 5 hours on the bike, pushing really hard, and it was a pretty straightforward race, not much to it. You know, just had to keep pushing on, and we had a lot of hard sections, 2 laps. Yeah, I'm really pumped to come across in fifth. It's a big improvement for me, so... Yeah, I don't have too much to say. I'm just really happy. Happy with the bike as well. Must say, the bike was really good today. Yeah, had a really good feeling. So thanks, guys, and they've definitely got something good. This bike is sweet. Ha detto che è contentissimo della moto, ha detto che ci teneva a dirlo perché è super felice, va benissimo. And was your home race? Era la nostra gara di casa. Yeah, homeboy, homeboy. Show them. I'll show you. I've put this on because it's Italy, we're racing in Italy, and you know, Italy's like my second home. I've been here now for 2 years, so I really felt the home vibes as well. All the spectators were really getting involved, and thanks a lot to everyone for shouting so much out there. It was cool, I had lots of fun, and yeah, good to race at home, eh? Ha detto che era molto contento di correre a casa, si sentiva a casa, tutti gli spettatori tifavano per lui perché lo conoscevano e si inizia a sentirsi un po' italiano, è la sua seconda casa e adesso ci vediamo tutti in Romania per la prossima. See you then, yeah. Romaniacs. See you at Romaniacs, next race. Cheers everyone.